Ecco il primo video della serie Mangiare in Giappone. Ti presento 5 soluzioni rapide ed economiche per mangiare qualcosa di sfizioso durante il tuo viaggio. Sono Sonocci e in questo canale parlo di Giappone. Iscriviti per non perderti i prossimi video. Konbini. Sono dei mini market presenti in ogni angolo del Giappone, aperti 24 ore su 24 e sono diventati una parte indispensabile della vita quotidiana dei giapponesi. All'interno dei konbini è possibile trovare di tutto, comprese bevande e cibi pronti all'uso. Puoi trovare fritti fatti al momento come l'American Dog e le patatine, oppure puoi farti scaldare diversi piatti già pronti, come zuppe, ramen, carne e riso col curry. I konbini sono economici e molto comodi, il che li rende una scelta perfetta per chi cerca qualcosa da mangiare o da bere in qualsiasi momento della giornata. Obento sono i famosi box per il pranzo giapponesi. Solitamente contengono del riso, un secondo a base di carne, pesce o verdure, arricchiti con diversi contorni. Possono essere preparati a casa o acquistati già pronti nei negozi di alimentari, nelle stazioni o nelle depachika. Sono un'ottima soluzione per un bel picnic in compagnia, magari durante la fioritura dei sakura o mentre si ammirano i momiji. Inoltre puoi scegliere tra molti sapori e ingredienti in base alle stagioni. Gli obento sono convenienti e salutari e rappresentano un modo diffuso per mangiare durante la giornata in Giappone. Ristoranti economici. Sono convenienti e gustosi per chi cerca un pasto veloce e a prezzi contenuti. Puoi mangiare piatti a base di riso o noodles, come il ramen, il curry, soba, don, e così via. In alcuni puoi mangiare seduto attorno al banco, in altri addirittura in piedi, per questo non aspettarti un ambiente troppo confortevole e rilassante, ma piuttosto un luogo per fare un pasto al volo. Sono un'ottima scelta se hai tanta fame e pochi soldi da spendere. Izakaya. Sono le tipiche osterie giapponesi dove è possibile bere in compagnia e gustare del buon cibo. Ci sono diverse tipologie di izakaya, dalle catene più famose ai locali indipendenti. Questi ultimi sono conosciuti anche come Hachōchin per via del loro caratteristico segno di riconoscimento, ovvero una lanterna rossa appesa all'esterno. In un izakaya puoi mangiare piatti come quelli preparati nelle case giapponesi, serviti in piccole porzioni molto economiche, così da poterne assaggiare diversi, come il karage, lo yakitori, del buon sashimi, il nimono o il pesce grigliato. Sono un'ottima scelta per spendere poco e stare in un ambiente caratteristico e vivace, alcuni aperti anche per pranzo. Distributori automatici. Ce ne sono diversi milioni in tutto il Giappone. Li puoi trovare davvero ovunque e offrono una vasta gamma di opzioni, dalle bibite fresche e calde come tè e caffè, a snack salati e dolci, fino a cibi pronti come ramen, zuppe, carne e oden. Puoi trovare anche quelli che preparano la pizza o quelli che vendono snack a base di insetti, per un'esperienza culinaria davvero unica. Sono tutto sommato economici e davvero utili per uno spuntino se sei di fretta. Tienili d'occhio per scoprire tutte le deliziose opzioni che hanno da offrirti. E anche per oggi è tutto. Nei prossimi video ti parlerò di altri luoghi dove poter mangiare in Giappone. Perciò se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella. Un saluto da Sonocci.